bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi vediamo cosa visitare a Torino in un giorno. Partiamo proprio dalla stazione di Porta Nuova, che è la stazione in cui arriverete se deciderete di raggiungere Torino in treno. Uscendo da Porta Nuova ci troviamo davanti a questa piazza, che è Piazza Carlo Felice, con i suoi giardinetti lì in centro. Questa invece è la stazione di Porta Nuova da fuori. Da qui appunto è da dove parte il nostro tour per Torino a piedi. Andando giù per questo corso possiamo raggiungere il Parco del Valentino, che è un'altra delle cose che potremo vedere a Torino, ma se stiamo magari più di un giorno. Se invece venite in giornata potremo passare attraverso questo parchetto o, volendo meglio, sotto i portici per arrivare direttamente in via Roma. Ci lasciamo quindi Porta Nuova alle spalle, attraversiamo i giardini e quella che raggiungiamo laggiù è via Roma. Come vedete la pianta di Torino è molto squadrata, la zona centrale è tutta raggiungibile a piedi. Noi siamo partiti proprio da qui, che è Porta Nuova, Piazza Carlo Felice. Adesso saliamo per via Roma, Piazza San Carlo, poi proseguiamo su verso Piazza Castello con il Palazzo Reale. Questa via qua è via Po, che ci porterà poi in Piazza Vittorio. Da qui abbiamo la chiesa della Gran Madre con il fiume Po che viene attraversato, mentre appunto ritornando indietro da questa parte abbiamo via Garibaldi con Piazza Statuto e da questa parte invece abbiamo poi la stazione di Porta Susa, che è l'altra possibilità che avete per raggiungere Torino. Un'altra zona molto bella di Torino è poi quella di Piazza della Repubblica, Porta Palatina, che è dove avremo una zona diciamo più antica di Torino con la Porta Palatina che andremo anche a vedere, mentre invece su questo lato abbiamo tutti i Giardini Reali, che sono molto molto carini anche d'estate, e parte dei Giardini Reali invece sono inglobati all'interno del Palazzo Reale stesso, che è possibile andarlo a visitare con una visita a pagamento. Attraversando via Po, ovviamente da non perdere assolutamente la visita alla Mole Antonelliana, che è un po' il simbolo della città. Mentre invece, come vi dicevo, da Porta Nuova potevamo proseguire per Corso Vittorio e raggiungere il Parco del Valentino, molto grande e perfetto anche questo per l'estate, e molto carino anche da visitare il Castello del Valentino stesso, che era stato costruito durante un Expo di Torino. Torino è una città perfetta da visitare anche durante l'inverno, perché è dotata di tantissimi portici che vi permettono appunto di camminare anche in caso di pioggia o neve. Questa è via Roma ed è la via con i negozi più belli della città, che ci porta direttamente in Piazza San Carlo prima e poi nel tratto successivo fino a Piazza Castello. Questo è l'hotel Principe di Piemonte, uno dei più celebri di Torino, dove risiedono spesso anche le squadre di calcio quando vengono in ritiro. Si chiama Piazza CLN ed è il primo slargo che raggiungiamo percorrendo via Roma. Queste due statue vanno a indicare il Po e la Dora e poi all'interno qua, passando qua in mezzo, raggiungiamo Piazza San Carlo. Quella che vedete qua alle mie spalle è Piazza San Carlo, che è la piazza principale di Torino. Poi vedremo ancora Piazza Castello e Piazza Vittorio. Questa si può definire appunto un po' la piazza centrale. Nella parte centrale qua vediamo San Carlo a cavallo e qui la prosecuzione di via Roma per raggiungere Piazza Castello. Un'altra particolarità di questa piazza sono le due chiese presenti in Piazza San Carlo, che sono intitolate a San Carlo Borromeo. Ovviamente se venite a Torino dovete assolutamente passare davanti al Caffè Torino per un'usanza tipica. Infatti è usanza dei torinesi passare sopra a questo toro e schiacciarlo con il tacco. Questo dovrebbe essere simbolo di fortuna per quello che desideriamo. Proseguiamo la nostra passeggiata verso l'altra parte di via Roma e passiamo vicino alla statua di San Carlo. Anche nella seconda parte di via Roma proseguono i portici che ci portano fino in Piazza Castello. Ma prima facciamo una deviazione qua per vedere la Galleria San Federico. Questa è Galleria San Federico, al fondo il Cinema Lux, che è storico di questa galleria. Qua sono presenti diversi negozi e dei bar. Diverse zone di Torino presentano queste gallerie
che ci permettono ancora una volta di avere uno spazio coperto e al chiuso anche quando fa freddo. Questo è Palazzo Madama, che dall'altro lato presenta il castello, lo vedremo dopo. Al fondo invece Palazzo Reale, con i giardini da andare anche a visitare, e nella parte retrostante, come abbiamo visto prima sulla cartina, abbiamo i giardini reali. Qui le fontane. Se proseguiamo per quella via abbiamo via Garibaldi, che è una via con tantissimi negozi, che ci porta poi in piazza Statuto e verso Porta Susa, mentre invece quella che vedete spuntare lassù è la cupola del Guarini, dove è conservata la Sacra Sindone. Questa invece è la cupola di San Lorenzo. Quella che vedete invece qua alle mie spalle si chiama Torre Vittoria ed è una torre non proprio bellissima all'interno di questa piazza, che quando è stata costruita era il grattacielo più alto della città. Se ne avete l'occasione, quando visitate Torino, entrate assolutamente a visitare il Palazzo Reale, e anche questa parte fa parte tutto del Palazzo Reale, fino ad arrivare invece di là dove troviamo il Teatro Regio. Come vedete là dietro invece si vede spuntare la Mole Antonelliana. Passando sotto questo archetto dove stiamo andando noi potrete raggiungere il Duomo di Torino. Questo è il passaggio che ci porta al Duomo di Torino. Questa è la facciata del Duomo di Torino ed è qui che viene esposta la Sacra Sindone. Proprio vicino al Duomo è possibile raggiungere le Porte Palatine. Queste sono le Torri Palatine ed è la porta romana più grande che è stata conservata al mondo. Questa invece è la cupola del Guarini che vedevamo prima da dietro, dove viene conservata la Sacra Sindone. Quella che sto percorrendo adesso si chiama Via Palazzo di Città e porta proprio nella piazzetta al fondo, che è la piazza dove è presente il municipio di Torino. Questa qua infatti è Piazza Palazzo di Città ed è la piazza del Comune di Torino. Da questa parte abbiamo Via Garibaldi, da questa parte invece abbiamo Piazza della Repubblica e il mercato di Porta Palazzo. Quello che si vede dal fondo è Palazzo Madama e questa invece è Via Garibaldi. Prendendo una delle traverse, come ad esempio Via dei Mercanti, è possibile trovare tanti negozietti. È un ambiente molto caratteristico di Torino. Ecco perché si chiama Piazza Castello, questo è il dietro di Palazzo Madama. Mentre invece di qua abbiamo Via Po, al fondo Piazza Vittorio e la Chiesa della Gran Madre. Anche qui proseguono i portici di Torino con diversi negozi e bar. Questa invece è Piazza Vittorio, che è la piazza porticata più grande d'Europa. Quella è la Gran Madre di Torino. Questa è un'altra piazza famosa di Torino, si chiama Piazza Carignano. Questo è il Teatro Carignano che dà nome, e invece qua sotto c'è il Ristorante del Cambio, che è un ristorante famoso per fare cibo tipico piemontese. Questo invece è Palazzo Carignano, che è stata la sede del primo Parlamento italiano. Dall'altra parte abbiamo Via Roma, dove siamo passati prima, mentre invece se passiamo qua da Via Cesare Battisti e raggiungiamo la parte posteriore del Palazzo Carignano, dove troviamo il Museo del Risorgimento. Questa è la Biblioteca Nazionale. Questo invece è il Museo del Risorgimento, si trova appunto sul lato opposto di Palazzo Carignano ed è un museo dedicato appunto al Risorgimento. Come vi dicevo, Torino ha diverse gallerie e adesso ne vediamo un'altra. Questo è l'ingresso del Museo del Risorgimento, poi abbiamo il cortile centrale e come vedete dall'altra parte abbiamo il Palazzo Carignano, dove è presente il primo Parlamento italiano. E proprio vicino a Palazzo Carignano e Piazza Carignano troviamo il Museo Egizio di Torino.
Si tratta del museo egizio più importante al mondo, al di fuori dell'Egitto stesso. Questa invece è Via Lagrange ed è un'altra via di negozi parallela a Via Roma. Chiudiamo questo video proprio qui da Piazza San Carlo. Questo è un piccolo giro che potreste fare a Torino per un giorno di visita, quindi per una visita in giornata. Fatemi sapere se volete vedere altri video della città di Torino con un commento qua sotto, magari per vedere cosa mangiare a Torino e in quali ristoranti andare a mangiare. Questo è un video semplice per farvi vedere cosa potreste fare in un giorno in questa città, ma ovviamente ci sono moltissime altre cose da fare. Se avete delle domande, come al solito, potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Fatemi sapere con un mi piace o un non mi piace cosa ne pensate di Torino. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per vedere altri video dedicati alle città e ai viaggi. Per questo video su Torino è tutto, noi ci vediamo alla prossima recensione per scegliere. Ciao da Enrico.